Adriano Stella, si era appena tornati da Aarhus, dove si è conclusa questa importante settimana di allenamento in vista del mondiale che si svolgerà ad Aarhus, appunto, ad inizio agosto. L'importanza di questo mondiale è quella che si può qualificare l'Italia per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. È questa la cosa più importante e come sono andati questi allenamenti? Mission, come hai accennato te, è proprio quella di provare a qualificare alla prima tornata all'Italia per le Olimpiadi di Tokyo, sia nel settore maschile che in quello femminile. Abbiamo fatto adesso un ciclo di allenamenti su Aarhus proprio per prendere un po' confidenza e feeling con il campo di regata, che è mare del nord, diciamo, molto diverse, le situazioni sono molto diverse da quelle che abbiamo spesso in Mediterraneo, quindi abbiamo programmato di fare questo ciclo di allenamenti, abbiamo fatto delle regate con tutto il parterre di atleti internazionali, insomma c'erano i migliori, le regate sono andate bene da un punto di vista prestativo sia per i maschi che per le femmine, e come condizioni climatiche abbiamo trovato condizioni un po' anomale. Ci si aspetta comunque temperature un po' più fresche rispetto al Mediterraneo e soprattutto venti da quadranti occidentali piuttosto sostenuti. Invece abbiamo trovato condizioni in Mediterraneo, abbiamo trovato sole e poco vento, però insomma è stato comunque un buon momento di confronto per vedere se siamo in linea con la preparazione. Adriano, hai detto si punta appunto a qualificare l'Italia a Tokyo 2020 sia in ambito maschile che in ambito femminile, quindi la responsabilità per così dire sarà per Mattia Gamboni e Daniele Benedetti per quanto riguarda i ragazzi e per Veronica Fanciulli e Flavia Tartaglini ovviamente per quanto riguarda le ragazze. Una bella responsabilità ad inizio agosto. Sì, è l'evento clou della stagione di quest'anno, quindi abbiamo fatto tutta la programmazione proprio in ottica di arrivare ad Aarhus al 100% della forma, abbiamo fatto degli step di verifica con il lavoro, ci siamo, ora rimane che andare su e provare a recatare. Come accennato te, anticipato, sicuramente abbiamo i due alfieri Civitavecchiesi che nel settore maschile porteranno per forza di cose a casa la qualificazione, anche perché Mattia è in un ottimo stato di forma, come ha dimostrato anche ai Giochi del Mediterraneo. Daniele è venuto fuori dall'infortunio, a mio avviso, molto bene, e per quel poco che sono riuscito a vedere lì ad Aarhus, anche lui insomma, è lì lì sta per portare a casa la qualificazione. E nel settore femminile non ti nascondo che abbiamo qualche velleità in più con Tartaglini, insomma, rispetto a qualificare la nazione, proviamo con lei a puntare ad un piazzamento top 5, top 3.